Bella partita quella tra Tritium e San Maurizio, alla fine i gol saranno 4, ma potevano essere molto di più. La squadra di Tricarico, anche grazie ai tanti innesti, ha cambiato decisamente marcia rispetto ad un inizio non certamente entusiasmante, e continua a sorprendere invece in positivo la squadra di Protti. Ad arbitrare la gara è Simone Gavini della sezione di Aprilia, coadiuvato da Manfredi Scribani e Francesco Bentivegna, entrambi della sezione di Agrigento. Con l'immagine a cura di Antonio Milanesi di sportinlombardia.com vediamo la prima azione del match, che è a cura della San Maurizio. In maglia nera, da cross di Massini nasce la girata di Giannini, con Migliore costretto a rifugiarsi in corner. Poco dopo arriva il traversone insidioso di Bonandi, con il pallone che non viene raccolto da nessuno dei compagni di squadra. All'ottavo il match si sblocca, Scaramuzza, servito sulla destra, indovina una parabola velenosa che sorprende Adorni per l'1-0 dei padroni di casa. La replica della San Maurizio è affidata a Merlonghi, ottimo lo scatto, meno la precisione in questo caso. La San Maurizio si rende nuovamente pericolosa con un affondo condotto da Gurini, traversone al centro con Merlonghi che precipita all'interno dell'area di rigore. Lo stesso Merlonghi è protagonista in negativo quando vede da questa punizione battuta Giannini, con sponda di testa a cura di Gaiola, la propria deviazione vincente di testa infilarsi alle spalle del portiere di casa, ma la terna arbitrale reputa la sua posizione in offside. Gol dunque annullato, la Tritium si ripresenta dalle parti di Adorni con questa conclusione fuori misura a cura di Franchi. Invece dall'altra parte la San Maurizio si divora un'incredibile occasione, contropiede portato avanti da Merlonghi, apertura in corsa per Giannini che centra il legno alla sinistra di Migliore. Sul versante Tritium ancora Franchi, se prova la via del gol senza inquadrare lo specchio della porta. La ripresa vede la San Maurizio provare la via del gol con questo colpo di testa di Gaiola bloccato a terra da Migliore. Successivamente Merlonghi con l'ennesimo affondo a chiamare la presa a terra Migliore, ma la Tritium a sferrare la marcatura quando una discesa di Scaramuzza fa gridare a gol i padroni di casa, che a porta spalancata si divorano l'occasionissima per chiudere il match. La San Maurizio a questo punto ringrazia e prende nuovamente coraggio. Da calcio piazzato Bonandi, servito davanti a Migliore, spara addosso a quest'ultimo, ma il portiere è nuovamente strepitoso quando Giannini porta palla, serve Merlonghi che si fa ipnotizzare da quest'ultimo. Sulla ribattuta Gurini trova nuovamente l'estremo di casa a negargli la gioia del gol. La Tritium risponde su punizione con Adorni, costretto alla ribattuta, e sul corner conseguente la Tritium arriva addirittura al raddoppio. Gol procurato da Messina, siamo al minuto 66. Il replay ci aiuta a capire meglio la situazione con la difesa della San Maurizio che si fa sorprendere in questo caso. Da calcio piazzato Migliore si rende ancora protagonista, dall'angolo per la San Maurizio la riapre con la zampata vincente sotto misura cura di Benedetti per l'1-2. A uno dalla fine, solito per Federici, è entrato a partita in corsa sotto misura, azzecca e colpo di testa che regala alla San Maurizio un punto prezioso e un pareggio isperato. I padroni di casa recriminano per un fuorigioco, ma occorre dire che la squadra di Protti ha avuto decisamente le palle più importanti dell'intero match. La Tritium, al contrario, è stata molto cinica. Alla fine un pareggio che può starci, anche se a nostro avviso la San Maurizio ha di che rammaricarsi.